Il galoppo di Odessa Champ. Sbaglia anche Naos Rob. Panelio Source impegna e sopravanza l'arabo. Numero 2, Odessa Champ squalificato. All'avversario, a seconda fila, penna bianca Urs. 200 metri iniziali in 14:07 con Panelio Source all'avanguardia nei confronti di l'arabo. Per linee esterne Niagara Leo, dopo aver ottenuto il picche dal leader, si adegua in fuori scoperto. Meno di 30 il quarto iniziale con Panelio Source leader, aria in faccia Niagara Leo al fianco di l'arabo. Quindi Patagonia DVM che alla fine ha trovato posto alla corda a precedere Nigella perché ha mosso dallo steccato penna bianca Orsi, 600 di gara nell'ordine del 45. Panelio Source che continua a comandare a un giro dalla conclusione, gli 800 metri iniziali in 1 minuto e 7 decimi. In vantaggio Panelio Source nei confronti di Niagara Leo che ha finito di andare di gas e si è dovuto adeguare a mezza via fra l'arabo e Kilos, ovvero Patagonia. DVM, il completamento del chilometro passato nell'ordine 16:06, la mossa in terza corsia di penna bianca Urs che mette via il carante Niagara Leo a metà della dritta di fronte, si propone al fianco di l'arabo, c'è ancora da andare a riprendere però Panelio Source ai tre quarti di miglio passati dalla testa nell'ordine 1:32, appena abbondante in vantaggio Panelio Source inseguito da penna bianca Urs. Panelios che a metà della piegata conclusiva è in vantaggio sulle tracce i primi anche per TMATT, mentre accusa l'arabo a 200 metri al termine. Panelios Ors a 1,5 di margine nei confronti di penna bianca Ors e per TMATT l'errore di penna bianca Ors nel tratto conclusivo. Panelios Ors dal primo all'ultimo dei suoi metri viene a vincere con 1,5 di margine davanti a per TMATT. Mentre al terzo l'arabo contiene tutti i tentativi di Patagonia DVM. 2-3 appena abbondante, 31 gli ultimi 4. Il successo da leader, da un capo all'altro di Panelio Source, William Kelly alla guida del train, i colori della scuderia Industria Casearia Pelloni.